Volevo ringraziarvi intanto per essere venuti presto, perché c'erano già le televisioni qua dal primo pomeriggio per fare la foto della piazza vuota e mandarla in onda, ma c'era talmente tanta gente che non ci sono riusciti. Comunque, adesso, mentre i candidati europei salgono, chiederei a tutti i candidati europei di mettersi qua dietro, poi si presenteranno loro. Intanto io devo confessare anche un po' di tristezza nel fatto di lavorare 3 anni in comune e poi diventare famoso in tutta Italia come quello che ha ripreso il dito medio di Fassino. È il segno della qualità di questa classe dirigente del PD torinese Dintorni. A Borgaro il PD ha un sindaco che per celebrare il Grande Torino ha fatto un plastico in mezzo a una rotonda sulla strada per l'aeroporto con un aereo che si schianta contro il muro. Non so se l'ha fatto fare a Bruno Vespa, però è per dire il livello. Comunque sì, è stata una campagna elettorale veramente povera di contenuti e ricca di detenuti, ormai la chiameremo così. Vabbè, però io sono qui oggi appunto per parlare d'Europa, perché appunto le elezioni europee per noi sono importanti come quelle regionali, perché dall'Europa dipende molto. E noi dicono spesso che il Movimento 5 Stelle è quello che sparge l'odio per l'Europa, che siamo euroscettici, che vogliamo appunto demolire l'Europa, l'euro e così via. In realtà noi siamo gli unici, credo, con una posizione di buon senso, cioè noi abbiamo steso un programma di 7 punti che trovate in rete ormai ovunque, dei quali 6 sono richieste all'Unione Europea, e quindi sono delle proposte che noi facciamo che crediamo possano cambiare il modo in cui è gestita l'Unione Europea, l'euro, la valuta, l'economia europea, e possano servire a rilanciare l'Italia. E noi andremo lì per fare gli interessi dell'Italia e quindi per chiedere quelle 6 cose. Se quelle 6 cose non verranno date, allora noi sì, faremo un referendum per l'euro e, se necessario, se gli italiani saranno d'accordo, usciremo dall'euro. E questa ci sembra l'unica posizione di buon senso. Fuori dall'euro! Fuori! No, perché adesso ci sono anche dei partiti che vanno in giro a gridare basta euro, e sono gli stessi che hanno firmato tutti gli accordi internazionali per entrare nell'euro. Comunque, alla fine l'Europa è importante perché, vorrei ricordare anche il messaggio fondamentale del Movimento 5 Stelle, cioè ci fa molto piacere vedere tantissima gente qui sotto il palco, ma il messaggio fondamentale del Movimento 5 Stelle è che ognuno di noi si deve attivare e deve prendere possesso della propria vita, deve cambiare la propria vita. In questo l'economia è un elemento fondamentale, ma non è l'unico, perché il problema del rilancio economico non è soltanto fare lavorare di più, avere più euro che girano, è la qualità delle nostre vite, ed è questo che bisogna portare in Europa. Cioè, il problema non è quanti beni, quanti servizi consumiamo, il problema è come consumiamo le nostre vite, come spendiamo il tempo, come viviamo giorno dopo giorno. E per questo la valuta è importante, perché spesso alla fine i nostri debiti, il mutuo per la casa, le rate del televisore sono le vere catene che ci legano, sono quelle che ci impediscono di vivere una vita libera, felice, e quindi veramente anche dall'economia bisogna passare alla qualità della vita, e l'economia deve essere funzionale alla qualità della vita. Per questo io adesso taglierò corto, anche perché ci sono ancora tante persone che devono parlare. Vi voglio lasciare con tutte queste persone, sono alcuni peraltro dei candidati che sono candidati per il Nord-Ovest nelle elezioni europee, si presenteranno loro molto velocemente perché abbiamo tempo, e io vi ringrazio ancora però per essere qui oggi, perché è veramente bellissimo vedere tanta gente. Ciao!